Secondo me il periodo più difficile è l'ultimo giorno, perché sai che comunque stai lì ad aspettare perché ci sono delle cose che proprio non controlli, che sai, la società deve mettersi d'accordo, tanto il Genoa come lo Spezia, però io ho sempre avuto la volontà da venire allo Spezia dai primi giorni. E poi è stato un po' difficile, però alla fine, come ho detto prima, si è fatto e sono felice di essere qua, di essere pronto per lavorare e per farmi trovare pronto per il mister. Sarebbe bellissimo essere convocato nella mia nazionale e sto lavorando per quello, però il mio primo obiettivo è essere pronto qua, giocare qua, fare il massimo per la mia squadra. Poi penso che dopo facendo tutto questo che ho detto, penso che arriverà il momento di arrivare alla nazionale. Però il mio primo obiettivo è essere al 100% allo Spezia. E adesso io penso che mi sento meglio sull'esterno che sia sulla mezzala. E penso che questi due sono i miei ruoli dove posso fare bene, poi dipende anche dal mister cosa vede lui e me e trovarsi pronto per fare qualsiasi parte di campo. Ho conosciuto un poco o tanto tempo il mister perché ho conosciuto prima Genoa, aveva un'idea di gioco che mi piace, che mi è piaciuto. Poi adesso vedo un mister che vuole fare bene in attacco, che vuole avere la palla, però che dobbiamo essere intelligenti anche in non soffrire tanto difensivamente, di essere un gruppo, tanto nel momento di apprezzare e arrivare, come dei momenti devi essere uniti per girare un po' perché ci può stare. Poi niente, cioè, da quando sono arrivato c'è una carica da tutti di fare questo salto di qualità, di fare di più, di esprimersi di più, e mi sono proprio, come si dice, untato, proprio mi ha impressionato, non so come si dice. Sì, proprio impressionato queste cose e basta. Sì, non lo so che sono qui per portare la mia esperienza e devo aiutare i più giovani a crescere e anche a fare meglio che hanno fatto anche l'anno scorso. Quando era la trattativa avevo parlato con il direttore sportivo che mi aveva proposto il progetto, che mi aveva piaciuto. Io anche parlo con il mio procuratore che mi aveva detto cosa molto bene della squadra, anche i miei compagni di squadra di Sassuolo che mi avevano detto che era una città e una società bene, quindi dopo avevo sentito tutte queste cose, ho parlato un po' col mister che mi aveva parlato un po' del progetto anche, e come ho detto io come l'anno scorso non avevo giocato tanto. Voglio giocare, era il posto giusto, credo, con il progetto giusto, quindi non avevo bisogno di parlare troppo con troppa gente, il progetto era così, mi è piaciuto e l'ho scelto. Quando mi hanno chiamato io ero interessato perché avevo bisogno di giocare e anche come si dice, il progetto. Il progetto della squadra era ambizioso, quindi era quello che cercavo, me le hanno detto, quindi era facile da scegliere perché ho bisogno di giocare e anche loro avevano bisogno di un giocatore con le mie caratteristiche, quindi era facile. Ho trovato una squadra con giocatori che hanno della qualità e
una squadra che si allena bene, che ha della qualità. Avevamo già giocato contro loro l'anno scorso e avevamo qualche difficoltà anche contro lo Spezia l'anno scorso, quindi è una squadra che ha della qualità, solo che dobbiamo trovare, come si dice, l'armonia e andare avanti, dobbiamo lavorare. Prendere della fiducia, ma questo viene con il tempo e con i risultati sul campo. Sono sicuro che con il Sassuolo adesso era una squadra che aveva fatto un passo in più in avanti, quindi dobbiamo fare lo stesso anche qui con lo Spezia, credo, da andare avanti con il progetto che hanno. E da non pensare solo a salvare, ma da fare bene sul campo, e credo con il gruppo e la squadra che c'è possiamo fare bene e crescere insieme. A Sassuolo i giocatori e allenatori giovani, quindi sono un po' abituato. E no, dobbiamo aiutare anche noi sul campo, questo con tutta la squadra, con i risultati, credo che quello li aiuterà. Un rapporto, adesso no, non abbiamo parlato tanto perché ci siamo allenati ancora poco, ma con il tempo credo che le cose andranno bene da solo.